Ancora la adunata, bilancio positivo anche sul fronte della sicurezza, centinaia gli uomini messi in campo, bilancio positivo anche su quello del trasporto pubblico e sul piano viabilità. Giovanni Taormina. Una 94esima adunata degli alpini promossa a pieni voti sia dal punto di vista organizzativo che dei servizi, come ci dice il prefetto di Udine Marchesiello, con una città che ha abbracciato gli alpini e viceversa. Bene anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, dove solo nella giornata della sfilata sono stati impegnati oltre 600 uomini. Al momento, come dice il questore del capoluogo friulano D'Agostino, solo ordinaria amministrazione, con alcuni borseggiatori che hanno preso di mira chi percorreva le strade affollate. Individuate e denunciate poi tre donne, due residenti a Cremona e una a Udine, che avevano affissi volantini e adesivi contro il generale Figliuolo e gli alpini. Bene anche il piano viabilità in città messo al punto dal comandante della polizia locale. C'è stata una forte collaborazione da parte dei residenti, sia per evitare disagi a loro stessi, sia anche per evitare disagi a noi. Abbiamo rimosso una decina di vetture per motivi di sicurezza che non potevamo ovviamente farne a meno, però abbiamo cercato di agevolare tutti quanti, anche in considerazione del fatto che le condizioni meteorologiche ci consentivano di avere strade abbastanza libere. Imponente anche il lavoro di Trenitalia, che ha messo a disposizione, oltre ai mezzi normalmente operativi, 122 treni speciali nelle tratte da e per Venezia e Trieste. La stima, fanno sapere da Trenitalia, è di 70.000 passeggeri trasportati sabato e domenica. Sul tratto regionale di autovie venete sono stati oltre 40.000 i veicoli transitati nel tratto Palmanova-Udine Sud. Il picco si è avuto nella serata di venerdì e sabato mattina. Domenica sono stati oltre 10.000 i transiti in ingresso a Udine Sud di automobilisti che rientravano nelle località di provenienza. Autovie Veneta ha approvato il bilancio.